Buongiorno a tutti, io sono Marco e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepareremo una torta fredda, senza cottura e semplicissima da fare. Faremo un classico cheesecake ma con uno dei frutti che insomma vuol dire estate. Non esiste estate senza anguria. Come sempre la prima cosa che faremo sarà ridurre in farina i biscotti. Io utilizzo quelli tipo Digestive. Quando saranno ormai raffinati, aggiungeremo il burro fuso direttamente nel mixer. Prendiamo il nostro stampo, lo foderiamo sia sul fondo che sui bordi con la carta da forno. Versiamo al suo interno la base che abbiamo ottenuto e la livelliamo con l'aiuto di un cucchiaio o il fondo di un bicchiere. Poi mettiamo in frigo a rassodare. Quindi occupiamoci della parte cremosa della torta. Per prima cosa, gelatina in fogli in acqua ben fredda. Poi in planetaria con la frusta cominciamo a far girare mascarpone, formaggio spalmabile e zucchero semolato in modo da creare un composto liscio e privo di grumi che metteremo una parte in una boule. Sempre nella stessa planetaria, sempre con la frusta, montiamo la panna. Preleviamo 2-3 cucchiai di panna montata e la scaldiamo al microonde fino a farla diventare bella calda. Quando avrà sfiorato il bollore, strizziamo la gelatina dell'acqua in eccesso e la sciogliamo all'interno della panna. Stemperiamo quindi la panna calda con della panna montata, in modo da non creare, quando andremo ad unirle insieme, uno shock termico e quindi la formazione di grumi. Uniamo quindi le due creme ottenute, quindi panna e gelatina, insieme a mascarpone, formaggio e zucchero. Mescoliamo a mano, dal basso verso l'alto. Riprendiamo la nostra base cheesecake e versiamo la crema ottenuta all'interno della tortiera. Con un cucchiaio o una spatolina la livelliamo bene e mettiamo in frigorifero fino a quando la superficie non sarà rassodata. Ora non ci resta che preparare la copertura della torta. Gelatina in fogli in acqua ben fredda, lasciamo da parte. Prendiamo la nostra anguria, la tagliamo a fette e soprattutto dobbiamo pulirla dai semini. Se avete un passaverdure, questa operazione sarà molto più semplice, altrimenti dovrete fare tutto a mano. Mettiamo tutta la polpa ottenuta in un contenitore dai bordi alti, aggiungiamo lo zucchero e frulliamo il tutto con un mixer ad immersione. Setacciamo poi la polpa ottenuta in una boule a parte, in modo da trattenere le parti fibrose ed eventuali semini che sono scappati. Preleviamo qualche cucchiaio di succo che abbiamo ottenuto e lo scaldiamo al microonde, dentro il quale scioglieremo la nostra gelatina in fogli, ovviamente dopo averla strizzata dall'acqua in eccesso. Prima di unire i due composti, anche in questo caso, stemperiamo il succo caldo con del succo freddo, in modo da farli arrivare più o meno alla stessa temperatura. Dopodiché potremo unirli insieme. Tiriamo fuori la nostra torta dal frigorifero, la cui superficie ormai sarà ben fredda e adatta ad ospitare la nostra gelatina, e versiamo quest'ultima sulla superficie della torta. Mettiamo quindi in frigorifero per almeno 4 ore.
Passate almeno 4 ore, quindi la torta sarà ben raffreddata, gelatina compresa. Possiamo sformarla dal nostro stampo, togliere delicatamente la carta da forno e cominciare a decorarla a piacere. Io utilizzerò semplicemente dei pezzettini di anguria gelatinati, scaglie di cioccolato e foglioline di menta. E magari un po' di granella di pistacchio, giusto per colorare un attimino. Questo è un dolce fresco e semplice da preparare, con uno dei gusti più amati dell'estate. Ed ecco qua la mia cheesecake senza cottura all'anguria. Ovviamente, per quanto riguarda la decorazione, potete sbizzarrirvi come meglio preferite e il profumo di questa torta è davvero pazzesco. Se vi piace l'anguria ed estate non può assolutamente mancare, questa è la torta che fa per voi. Come al solito qui sotto troverete la ricetta per poter provare a farla anche voi a casa e vi lascerò le dosi che ho utilizzato per fare questo stampo che è decisamente grosso. Questa è una torta per 15-20 persone. Io direi che per questo video è tutto e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!